Amici sportivi, buonasera e bentrovati a questa terza puntata di E Gol. Possiamo soprannominarla E Gol 2.0 perché è una versione esclusivamente sul web. C'è la possibilità anche di interagire con noi in questa nuova modalità che rappresenta un po' il nuovo modo di fare comunicazione. Certo, non ci siamo inventati nulla e grazie anche ai mezzi che ci consentono di fare questa trasmissione, la ricordiamo orgogliosamente, è la più antica trasmissione dedicata al calcio dilettantistico abruzzese. Oltre 20 anni fa, 25 anni fa, abbiamo dato inizio a questa trasmissione che abbiamo riproposto con lo stesso titolo E Gol. Adesso non ancora vediamo tutta l'inquadratura con i nostri ospiti, però già alle mie spalle vi renderete conto che qualche novità anche dal punto di vista cromatico, abbiamo fatto rispetto al solito. Prima eravamo tutti in bianco e nero, però purtroppo non sono solo io juventino, quindi ci sono anche gli altri e quindi bisogna fare anche la scenografia, colorata. Tra poco daremo voce alla nostra Ada, dopo la sigla ovviamente che ci presenterà gli ospiti. L'unica novità rispetto a quello che avevamo presentato sui nostri post su Facebook sugli ospiti, questa sera purtroppo per un impegno sopravvenuto negli ultimi minuti non possiamo avere qui con noi Angelo Giancola, il capo degli arbitri abruzzesi, che però mi ha garantito che sarà in studio nella prossima puntata di martedì prossimo, dove però avremo l'assenza di Ada, assenza giustificata perché sarà impegnata per altri motivi, però poi la rivedremo successivamente. Io adesso non ricordo i nostri numeri, lo farà Ada tra poco, dopo la sigla. Vi mostreremo anche alcuni servizi filmati che commenteremo anche con i nostri ospiti. Ci sono anche alcuni episodi da Moviola che magari avrei preferito commentare con Giancola, ma in sua assenza lo possiamo fare con i nostri ospiti in studio. Per il resto, ospiti già ampiamente preventivati, sono qui con noi in rappresentanza di squadra di promozione di terza, ma parleremo di eccellenza, di prima, di seconda categoria, insomma di tutti i gironi abruzzesi del calcio dilettantistico. Adesso però credo che siamo pronti per la sigla e dopo partiremo con Ada e la presentazione della puntata. La sigla è il momento di andare a vedere un po' nell'inquadratura totale chi sono i nostri ospiti, che però lascio ad Ada De Francesco il piacere di presentare. Innanzitutto salutiamo Ada che ha fatto l'esordio qui su questa nuova piattaforma web la scorsa volta, è la seconda puntata per lei, la terza è ufficiale di E-Goal per quanto riguarda tutti noi, i nostri tecnici. I due Nicola e Fabio di Streamcat. Allora, Ada, a te la parola, ben ritrovata innanzitutto. Grazie Antonio, buonasera a tutti, sono felice di essere anche qui questa sera, anche stasera abbiamo degli ospiti validi, io oltre ad avere la cromatura ho anche la console, mi Stai più hanno comoda. proprio assolutamente tipo principessa. Passiamo proprio nel vivo della serata e soprattutto invito a seguirci e attraverso soprattutto i like attraverso Messenger, poi ripeteremo il numero. E intanto presentiamo i nostri ospiti che sono Giuseppe Soria, attaccante della Val di Sangro, Massimo Lamorgia, team manager del Lanciano e Paolo Paolucci, direttore sportivo del Lanciano. Bene, allora con gli ultimi due, vedete con la loro divisa di rappresentanza che evoca insomma suggestioni di un recente passato e che loro nel loro piccolo cercheranno di riportare in auge dopo purtroppo l'addio improvviso della squadra più importante della città. Però andiamo per ordine e partiamo con Giuseppe Soria. Se vuoi Ada il numero lo ricordo io per il momento, è il 368 3075136, sia SMS che WhatsApp, però
siccome c'è la possibilità, anche tramite la stessa pagina Facebook di Abruzzo Web TV, prendete l'abitudine anche a mandare i messaggi su Facebook. È più comodo per tutti quanti, credo. Lo potete fare anche mentre guardate la stessa diretta. Allora, iniziamo da Peppe Soria. Lui praticamente è di casa da queste parti, di vasto cupello abbastanza vicino. Tra l'altro tu qui hai anche giocato, e dove non hai giocato? Ormai conosci tutti i campi d'Abruzzo, almeno per quanto riguarda eccellenza, promozione, serie D e oltre. Ma non ti sei stufato, Stufato mai, buonasera no? intanto. Buonasera a te. Stufato no, comunque sembra un divertimento. Poi io con uno spirito veramente mi diverto anche durante l'anno, cosa rara per uno che ancora non arriva ancora. E poi la domenica mi piace ancora stare lì diciamo, sul campo verde. Poi vedremo le immagini della gara della Val di Sangro, dove però tu non hai giocato, No, piccolo, perché piccolo problemino, ma già già risolto, che risolto. domenica sono già operativo. Domenica c'è infatti Val di Sangro Sporting Casolano, un derby che quasi sicuramente andremo a seguire con la nostra telecamera. E per quanto riguarda il Lanciano, come è andato? Io non ho ancora avuto modo di vedere i vostri risultati, perché purtroppo il martedì sono un po' incasinato. Che cosa avete combinato? Domenica abbiamo vinto 2-1 con il Perano. Ah, quindi diciamo prosegue la vostra risalita. Sì, buona prestazione, un primo tempo un attimino sottotono, il Perano è andato in vantaggio, inizio secondo tempo c'è stato un rigore per loro, non contestato perché il rigore c'era la possibilità per il Perano di passare in vantaggio, poi c'è stata una grandissima reazione della squadra, abbiamo sovvertito il risultato e abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. Mister Di Florio questa volta ha portato i 3 punti a casa. Dicevamo a microfoni spenti prima con Paolo Paolucci che quest'idea del Lanciano FC è nata sotto gli ombrelloni del suo stabilimento balneare. Sì, a noi ci piace quando facciamo le cene della società ricordare che il tutto è nato alla luce del sole, lo ricordiamo così. Ci siamo riuniti quest'estate sotto l'ombrellone del mio stabilimento a Fossa Cesia e abbiamo progettato questa avventura spinti dal desiderio di fare qualcosa che potesse essere messo a disposizione della città. Venivamo da un momento in cui tutti i tifosi rossoneri erano in crisi, perché insomma siamo passati dall'avere una squadra professionistica alla totale incertezza su quello che poteva essere il futuro calcistico in città e quindi noi abbiamo pensato di progettare, ideare e costruire un piccolo progetto che è nato in sordina ma che è molto ambizioso. Infatti la divisa rossonera evoca sicuramente qualche ricordo importante. Voi che cosa volete fare? Perché la concorrenza a Lanciano è un po' agguerrita, c'è la squadra della Marcianese che punta a raccogliere l'eredità di prima squadra frentana, ma voi non siete da meno, la Loggia. Ma guarda, io ti dico, noi non guardiamo gli altri, cerchiamo di guardare a casa nostra, nel senso che siamo partiti, siamo una società molto molto giovane, forse anche inesperta su certi campi, però comunque stiamo mettendo il massimo dell'impegno. Siamo riusciti a tirare fuori una squadra che realmente ci fa divertire perché a noi piace il gioco del calcio e ci piace vedere giocare a calcio. Abbiamo delle difficoltà con questa squadra che ci abbiamo quando andiamo in quei campi di terra dove si dice, sicuramente il vecchio Soria ce lo può dire, si mangiava la terra e il fango, quindi ci dovremmo abituare a questo, però comunque ci stiamo abituando piano piano e cerchiamo di portare questo progetto avanti. Speriamo che la città ci cominci a seguire, ad avvicinarsi, anche perché ci sono altre cose che bollono in pentola e che quindi stiamo cercando di sistemare. Noi cercheremo magari se è possibile di svelare qualche retroscena anche per il futuro. Già arriva qualche domanda, infatti mi chiedono di chiedere a Soria chi vince il Fantacalcio.
Adesso la previsione è veramente È impossibile sapere chi l'ha mandato. Un certo Paolini, Marco. Sì, no, sì, Proprio sicuramente, sì, no, ho già per essere. capito chi stuzzica. Vabbè, diciamo che lo chiamano, da quello che dicono, se posso, la gatta nera, ma fa parte di un gruppo di amici miei, ma ho Ah, già ecco capito chi è. appunto. Sì, è lui lo vincerà, assolutamente, sì, confermo, grazie Paolini. Allora, già abbiamo dato. Sì, intanto volevo chiedere a Nicola e a Fabio, noi avevamo una piccola sorpresa per Sonia, perché mi aveva mandato un messaggio un suo amico su Facebook, anzi questo è anche un modo per differenziare i vostri SMS, potete anche mandare dei messaggi vocali, però ovviamente in questo caso bisogna prima ascoltare, perché non è che possiamo mandare dei messaggi senza prima sentirli. Questo però è un messaggio, tra virgolette, certificato, perché è una persona che conosco e che conosce anche lui. Lo possiamo mandare questo contributo, ma è brevissimo. Ciao Antonio, come stai? Niente, ho visto che hai fatto il programma, che sarà invitato Pepe Soria. Mi fai un favore enorme. Prima un abbraccio grande a te e poi se me lo saluti, se me lo saluti a quell'animale, abbraccio enorme a tutti di là. Bene, era il messaggio di Cristian Pablo Ferreira, tu l'hai avuto come compagno di squadra in tante Compagno di squadre. avventure, compagno, ma più che altro un amico che ho condiviso anche momenti familiari con la sua famiglia, la mia, e che gli voglio veramente un bene dell'anima, anzi, non dico che mi commuovo, ma quasi, guarda. Ma se non sbaglio, non so se è in Argentina È adesso. in Argentina e non lo sento da un po', e questa cosa mi ha fatto veramente piacere. Lui ha visto, siccome io pubblico prima della trasmissione un po' i post su Facebook con gli ospiti, ha visto la tua foto e ha mandato un Grande messaggio. uomo, uno dei pochi che posso dire che è un grande uomo. E questa, tra l'altro, è l'occasione anche per dire che questo metodo di andare in onda sul web, a volte, fino a qualche anno fa, poteva essere anche limitativo. Infatti, spesso mi dicono: ma va solo su internet? No, io dico: lei va solo, magari solo sulla TV, perché internet tu la puoi vedere in tutto il mondo. Un'emittente locale, magari ristretta alla regione, quindi Ferreira dall'Argentina ci può vedere tranquillamente, quindi è un mezzo molto comodo quello di internet. Fortunatamente la tecnologia ci riserva anche questi vantaggi. Non so, Ada, se tu hai qualcosa, se no io No, proseguirei. a parte grande Peppe, cuoricini vari, nulla. Beh, aspettiamo anche dei messaggi dai lancianesi, perché sì. sicuramente merita anche questa squadra di essere di interloquire con i nostri amici da casa. Iniziamo però con un commento ai campionati, iniziamo dall'eccellenza. Questo campionato lo facciamo commentare da Peppe, ha giocato in alcune squadre in eccellenza, tra l'altro anche a Cupello. Tu però sei rimasto in contatto con qualche tuo amico che gioca. Sì, vabbè, ringrazio che comunque ho ottimi rapporti un po' con tutti, ma volevo fare i complimenti comunque al Paterno che ha vinto la Coppa Italia, dove c'è un grande amico veramente, poi un grande attaccante che è Aquino. Gli auguro veramente quest'anno di realizzare quel sogno che hanno da questi 3 anni di vincere il campionato, perché quest'anno che sono partiti in sordina, nel senso, alla fine si sono rimessi lì e veramente gli auguro di vincere il campionato. E poi saluto l'altro attaccante che è Di Maio, che è un altro che ha giocato qui a Cupello, Mario, sì. ma che vale, secondo me, molto di più dell'eccellenza, potrebbe tranquillamente divertirsi in altre categorie. Bene, e velocemente il girone A di promozione, cerchiamo stasera di parlare un po' di tutto, però se volete magari spendere qualche parola in più sui gironi che noi non seguiamo, magari ci mandate qualche messaggio, come ho detto, e ci spiegate un po' voi tifosi, voi di squadre, l'andamento dei vostri campionati, anche un modo per far conoscere le vostre società, una piccola presentazione e noi spenderemo sicuramente qualche parola su di voi. Nel girone A di promozione il duello è a due tra Real Giulianova, che sembra ormai la predestinata, anche se la lotta è davvero serrata con la Torrese, un punto divide le due squadre, anche se bisogna dire la Torrese nella gara di domenica ha vinto la sua sfida casalinga con il controguerra. Il Real Giulianova non ha giocato la gara con il Tosticia, la gara è stata rinviata, infatti ha una gara da recuperare, anche se in realtà tutte e due hanno una gara da recuperare, sia il Real Giulianova che la Torresi. Comunque la sfida è apertissima, 54 punti il Real Giulianova e 53 punti la Torrese.
Adesso non so se siete pronti per i contributi che noi mandiamo mentre con Peppe analizziamo la giornata, perché abbiamo le immagini da mostrarvi della gara della sua squadra, che però lui l'ha vista dalla panchina perché, come abbiamo detto prima, ha avuto un leggero acciacco fisico, e quella con il delfino Flacco Porto che è arrivata ad un numero impressionante, mi sembra 15 o 16 risultati utili consecutivi. Quindi anche domenica non si è smentita la formazione del padron Paluzzi, che vi ha battuto dopo che però eravate voi passati in vantaggio con un gran siluro di Giuseppe Flocco. Ditemi voi se mandiamo le immagini, la clip 2, lo dico ai nostri tecnici, Delfino Flacco Porto Val di Sangro. Allora, Peppe, tu l'hai vista dalla panchina questa gara. Ecco, dimostriamo proprio i gol, e c'è anche un piccolo episodio della moviola. Il gol è scaturito da questo calcio di punizione, e poi questo gol di Giuseppe Flocco, che non è avvezzo a segnare, forse è la prima volta No, che tira. sì, forse è la prima volta anche perché solo le batto io, quindi da quella distanza invece ci concordiamo perché io preferisco il giro, invece Carafa, Flocco e qualcun altro col tocco riesce. So, veramente un grandissimo gol, veramente. Poi ha Ma anche questo ricevuto non è male. un gol in fotocopia di Jacek Rzotski, Questo non è male, è un po' polacco del Delfino. più lento secondo me, ma comunque un gran gol, complimenti. Ma la vittoria è meritata, secondo te? Il raddoppio. Allora, la verità è stata una partita molto strana perché fondamentalmente parate dai portieri non ce ne sono state e quindi dire sì, hanno meritato, hanno vinto loro, quindi hanno meritato. Io la vedo così, inutile stare a recriminare. Solo su un'azione noi qualche dubbio l'abbiamo avuto sul nostro attaccante Mucci che lui dice che non l'ha toccata con la mano, però alla fine si è girato al volo, da fuori area sotto la traversa, ha fatto un Eurogol, poi gliel'hanno annullato, Sì, non poi quelle nelle immagini del servizio. Qui c'era una piccola protesta, so. No, sì. qui No, forse invocavano il rosso per fallo da ultimo uomo. non ha fischiato neanche punizione, quindi non penso che sia. Sì, si sono trattenuti, però era tutte e due, quindi Sì, penso che è sì, sì. stato giusto non dare né uno né l'altro. Sentiamo loro Contatto di due che gioco. sono imparziali su quest'ultimo Penso episodio. proprio di sì. Contatto di gioco normale, senza niente di Niente di che. nulla di che. Paolucci. Ma un contatto reciproco, quindi era sicuramente difficile fischiare in favore dell'una dell'altra squadra, quindi l'arbitro ha preferito lasciare correre, forse ha fatto la scelta migliore. Certo. Ada, tu quando hai qualcosa Sì, intervieni adesso pure. volevo, infatti c'è una sorta di deduzione domanda, perché c'è una persona che scrive: buonasera, mi fa piacere che date risalto a squadre che ripartono dal basso per promuovere la città di Lanciano, ma quest'anno la squadra di Lanciano è solo quella della Marcianese, mi spiace. Le squadre di Lanciano giocano allo stadio e non ai campetti adiacenti. Questa è una scelta politica, ma che mira a ricordare che le società, prima di ambire a certi palcoscenici, devono comunque fare gavetta. Adesso concludo con la domanda, perché dice: perché giocano con i colori rossoneri? Può una società di terza categoria riutilizzare i colori di una squadra che fino a poco tempo fa giocava in Serie B? Beh, guardi, dà un po' fastidio questa domanda, perché io No, mi ma segui non è da una, prima di tre no, no, partiti, che non è una significa che domanda giocano? fastidiosa, è una domanda semplice No, alla mi quale si sento io, può siccome seguo rispondere. questi campionati, non è che il blasone impone i colori sociali oppure No, ma si può giocare sui rispondere campi. in Tutti maniera, hanno pari dignità. si può rispondere in maniera semplice. Quando abbiamo iscritto noi ad agosto il Lanciano Football Club alla Lega, abbiamo fatto normale richiesta per indossare i colori rossoneri a bande verticali e la Lega non ha trovato nessun tipo di problema perché in quel momento a Lanciano l'unica squadra che era autorizzata ad indossare quei colori era il Lanciano Football Club. Se poi la Marcianese, nel momento in cui diventerà, da come si vocifera, si dice Lanciano, ben venga che ci sia un'altra squadra che indossi i colori rossoneri, come poi realmente c'è anche lo Sporting, che è una vecchia squadra amatori che indossa i colori rossoneri. Sono dei colori che rappresentano delle squadre di calcio di una Ma non città. è poi neanche il primo esempio, Esatto. mi viene in mente qui la vicina San Salvo, c'è San Salvo che c'ha la maglia bianca-azzurra, lo Sporting San Salvo che pure c'è la bianca-azzurra. Voleva essere una domanda provocatoria, no? Una domanda, infatti, Mica provo. ci sono i diritti d'autore sui colori, uno fa gli abbinamenti che ritiene più opportuno. Peppe, che dici tu? No, io sono bianco-rosso, basta così. La chiudo in questo modo, va bene. Adesso c'è bianca-azzurro, No, no, però. no, ma è bianco-rosso, Sì, bianco-rosso. vabbè, Sì, adesso no, ci mancherebbe, no, basta. l'ho capito, era giusto per Per capirlo. puntualizzare.
Visto che non ho io per, io per il rosso nero sono il Milan, quindi no, meglio che mi sto buono. Ah, tu sei milanista. Quindi associo quello. No, però c'è anche chi dice bella squadra, Lanciano, bel gruppo, ce la faremo, bravi, pure una donna, vedo. Bravi ragazzi, state rappresentando bene la nostra cittadina e vabbè, all'infuori dei gruppi politici qua ridono sempre, ragazzi, complimenti. Siamo contenti. C'è sempre questo paragone, non so, viene sempre associato ultimamente il calcio alla Alla politica. politica, ma la politica secondo me deve stare Infatti. completamente fuori dal calcio perché è solo la rovina quando ci si mette la politica. Vasto, per esempio, È un ci esempio sono degli lampante. esempi del passato, ma non solo Vasto. E, vuole rispondere anche Paolucci a questo fatto dei No, colori. io quello che mi sento di dire è che al cuore non si comanda e noi abbiamo scelto i colori del cuore. E Bravo. auguro a tutte le squadre che rappresentano la città di Lanciano di poter indossare i colori rossoneri, perché questo è solo motivo di vanto. Quindi per noi non c'è nessun problema se la domenica abbiamo sui campi lancianesi, sui campi d'Abruzzo, squadre che indossano i colori rossoneri e portano il nome della città. L'importante è che lo facciano nel nome dello sport, della lealtà, del fair Passione. play. E, insomma, è che onorino la maglia col sudore, come ha sempre fatto il bomber qui accanto a noi, Faria. Si parlava dello stadio, la Marcianise Lanciano, Sì. ha iniziato a giocare al Guido Biondi, Sì. però fino a qualche tempo fa voi avevate quasi in contemporanea gli stessi incontri, tant'è vero che quando venite a seguire il Sì. vostro derby si giocò alle 17:30 perché Esatto. prima c'era la Marcianise. Sì. Quindi adesso vi si è riparato il Villa delle Ci Rose? si è liberato il Villa delle Rose così possiamo giocare alle 15, poi c'è anche la Spal che tante volte gioca in anticipo Sì. comunque. No, ma poi la questione stadio è una questione anche relativa perché quando è stato fatto questo bando per l'accesso allo stadio avevamo partecipato anche noi, però giustamente il comune ha reso, ha aperto più strade alla Marcianese essendo una società che già milita in categorie, in prima categoria, più tempo di noi e quindi ha dato questa possibilità. Ma torno a ripetere, noi e i ragazzi della Marcianese e la società della Marcianese non c'è stato mai nessun tipo di problema. Anzi, ci confrontiamo quando ci incontriamo, ne parliamo tranquillamente perché in una cittadina come la nostra non ci possono essere queste rivalità. Poi, se ci sono persone che vogliono per forza mettere i puntini sulle i, beh, se li tengono loro questi puntini, cioè a noi non interessa. Certo, ma tornando un po' a questo passato recentissimo in cui voi vi siete divertiti, avete vissuto in una bambagia, vedendo un po' i campioni del calcio professionistico a Lanciano, chi se lo sarebbe mai aspettato 10 anni fa, però questa fine così ingloriosa ve l'aspettavate? Bah, noi non ci aspettavamo questo come città, anche se avevamo da un lato una società che negli ultimi momenti, nelle ultime stagioni, aveva sempre dato delle avvisaglie e anche dei messaggi a volte chiari di ricercare un aiuto o qualcuno che potesse prendere in mano una categoria professionistica come quella della Serie B, che ha dei costi altissimi e soprattutto una sostenibilità difficile da garantire in una piazza piccola come quella di Lanciano. Quindi è chiaro che siamo stati abituati bene perché avevamo una società forte alle spalle e quindi ci aspettavamo che ci fosse un lieto fine anche nell'ultimo momento di crisi. E poi abbiamo avuto una doccia fredda perché questo non c'è stato. Il peccato, anzi forse il rammarico maggiore, secondo me, è quello di non aver avuto il tempo per organizzare tutti insieme un piano di rinascita migliore. E forse questo è quello che possiamo, insomma, rammaricare di più. C'era stato un tentativo, la morge di raccolta fondi di azionariato popolare, però Sì, ma insomma la io. città non ha risposto forse come doveva. È stata fatta questa iniziativa apprezzabile, però non c'è stata forse una risposta, scusate, per quanto riguarda la cittadinanza. Poi ci sono stati vari incontri in comune,
con le autorità competenti, anche locali, per cercare di ripartire almeno da una categoria un po' più alta. Alla fine non ci sono state vie d'uscita e quindi si è preso ognuno la propria strada cercando di fare quello che è possibile fare. Oggi per il calcio, lo sappiamo bene, se l'Abruzzo sta vivendo un momento particolare, il Pescara che sta in una situazione drammatica, Teramo che sta vivendo, la Vastese che era partita inizialmente, quindi vedo che ci sono delle situazioni molto particolari. Oggi il calcio è diventato una materia molto difficile. C'è una domanda, sì, per Soria, che dice: puoi parlare del brasiliano arrivato a dicembre nella Val di Sangro? Preferisco di no, perché è un ragazzo che non ancora lo capiamo, quindi... Chi sfugge sto brasiliano? Si dovrebbe chiamarsi Gian Paolo, qualcosa del genere, comunque un ragazzo che prendiamo in giro, ma... Ah, è italiano, ma l'abbiamo soprannominato il brasiliano, fa dei numeri spettacolari, ma so che anche questa era... una battuta per stuzzicare. Ecco. Un zoom, se diciamo. C'è un invito per il signor Moggia a scendere in campo. La ringrazio. Va bene. E Peppe, tu hai vissuto nella Val di Sangro in due momenti. Sì. Uno nella testa Val di Sangro, in realtà in C2, e uno adesso con questa nuova realtà della Val di Sangro. Anche lì, da noi, purtroppo, le cose non sono andate verso il futuro. Io penso che... lì con il vecchio presidente che gestiva un po' tutto, che era Pellegrini, avendo un punto di riferimento con una forza secondo me economica, dove se non c'era un aiuto comunque, diciamo, chi non ho, qualche dirigente che veniva, perché spesso alcuni dirigenti garantiscono ma poi a fine anno non è come dicono loro, se hai una forza di un solo presidente che riusciva, diciamo, a mettere la famosa pezza dove qualcuno mancava, riuscire a fare ancora qualcosa, ma dove adesso ci sono queste famose raccolte, dove ci sono 15 sponsor, 15 dirigenti che devono mettere ognuno la quota, è diventato più complicato, perché tu metti delle basi che alla fine te le gestiscono durante l'anno, ma secondo me si dovrebbe partire già con quella base, non che ti do, ti darò, ti farò, questo per me crea un sacco di problemi. C'è un'altra domanda che dice: una domanda ai signori della Federazione Calcistica Lanciano. Al centro della difesa ho visto un ragazzo mancino, aumenta, gioca con voi e il giocatore della Serie B? Aumenta forse, no. Hanno sbagliato, aumenta, sì, poi no. Si sono ricorretti, aumenta. No, gioca con voi, non, non abbiamo l'onore di poter ospitare allora hanno preso tra i nostri tesserati, saremmo veramente... Fieri e orgogliosi, ma sarebbe la difesa bunker del campionato. E... c'è anche una domanda, per stanno arrivando tutte adesso. Va bene, dai, sì. Adesso vi dico, tu ti interrompi, quindi ti interrompo di cosa. Comandi tu. Dice allora: per Morgia, come siete riusciti a convincere alcuni ragazzi? La Morgia, come siete riusciti a convincere alcuni ragazzi di una categoria superiore come Turdo e Marco Ficco a calcare campi di terza categoria? Ma non c'è stato nulla di che, non siamo. Ci siamo incontrati, si parla come si fa nelle categorie minori, lo sa come funziona, hanno sposato il nostro progetto, ma come tutti i ragazzi, noi non facciamo differenza, per noi siamo una famiglia, siamo un gruppo, viviamo la settimana intensamente, perché poi il bello di queste categorie è il gruppo, se c'è il gruppo si ottengono i risultati, non, i ragazzi non è che guardano null'altro, l'amicizia è... questo è quello che interessa. Aspetta, prima di volevo far commentare un po' la giornata del campionato di promozione girone B a Peppe Soria. Intanto io ricordo il numero, perché potete ancora usare il vecchio metodo SMS, ma anche WhatsApp, eccolo qua, 368 30 75 136. Allora, di questo campionato, Peppe, che possiamo dire, saremmo banali, ma ha una vincitrice, una squadra ormai sì, in eccellenza. Quella che io... dico la verità, pensavo che lo Spoltore desse più fastidio al Chieti, invece ha fatto qualche... da quando si è infortunato Petre adesso è ritornato. Sì, sono d'accordo, sì, però diciamo che gli altri 8 sono giocatori di categorie superiori, sì, quindi sì, uno non può cambiare una squadra. Io penso che il Chieti è stato veramente bravo a non fermarsi mai, questo stop che secondo me è proprio una cosa rara, anche se noi sinceramente l'abbiamo eliminato dalla Coppa Italia, quindi io da Vastese col Chieti.
penso che vada a chiudere un cerchio. Però detto questo, meritatamente hanno vinto, cioè hanno tre davanti che diciamo che chi fa sempre gol vince. E lì come gira gira i tre davanti fanno gol, poi se ne subisci uno te ne fanno un altro due, quindi hanno meritato, hanno strameritato. Visto che stasera purtroppo non è qui con noi Giancola e ci ha promesso di essere qui con noi martedì, quindi prenotate le vostre domande al designatore degli arbitri abruzzesi, però non c'è lui, ma volevo chiedere a voi qual è il livello arbitrale quest'anno nei vostri rispettivi campionati. Io rispetto il Moggia, faccia lì, io gioco ancora, meglio che non fa. No, vabbè, dico una cosa velocissima. Io non ho problemi con nessun arbitro da 20 anni, forse avrò 4 ammonizioni in vita, quindi detto questo, io li rispetto. Tu sai dialogare, diciamo. No, io li rispetto sperando sempre di essere rispettato, perché spesso qualche arbitro ogni tanto se ne ha qualche presunzione, secondo me. E poi il fatto che in queste categorie mettono alla prova alcuni ragazzi che secondo me non sono tanto pronti, questo si potrebbe migliorare, però io penso che rispettarli un po' di più forse li aiuterebbe anche a fare delle decisioni più logiche, perché spesso sbagliano come sbagliamo noi. Io faccio sempre la prova ai ragazzi dicendo: vi do un fischietto, arbitrate la partita nostra amichevole oggi e vedete che succede. Quindi detto questo, io penso che ci si deve comunicare un po' di più. Sono d'accordo. Ma forse bisognerebbe anche aiutarli un attimino di più, perché bisogna anche vedere che molte volte siamo anche noi, sì, facciamo noi parte del terreno di gioco, quindi dei 22, 27, sì. 30 che stanno tra le panchine varie, e molte volte vengono anche messi sotto pressione. Noi fortunatamente quest'anno non abbiamo avuto problemi in arbitraggi particolari, anzi tutti questi ragazzi che sono venuti ci hanno sempre dimostrato anche preparazione. Poi dipende sempre dalla squadra. Noi abbiamo dato l'input ai ragazzi di essere corretti, di rispettare le regole, e onestamente puntiamo anche proprio a questo, perché è una cosa molto positiva vedere. E così deve essere. Questo. Peppe, tu che sei vastese, questo vasto Marina Cenerentola del Girone. Dispiace perché comunque sono ammirato tutti i ragazzi del posto. È andato il mio amico Toto Fraino, che da allenatore si mette anche in campo, quindi l'ho preso in giro fino a ieri mattina, perché abitiamo a 20 metri di distanza. Quindi ho detto: ti sei rimesso a giocare? Ho detto: guarda Peppe, è un piacere stare con loro, perché hanno delle difficoltà ma comunque si impegnano, sudano, il famoso sudare. Ha detto: noi sappiamo che il campionato è questo, però sicuramente fino alla fine loro si allenano comunque in 20 e non è facile. Certo. Allora, non so, Ada. Cioè, vabbè, un saluto caloroso al nostro bomber capitano Erone Paolucci da tutta la squadra, Lorenzo Pinotti. Paolucci, ma tu giochi anche? Sì, io do una mano ai ragazzi più giovani, la nostra è una squadra giovane, perché noi abbiamo scelto una linea verde. Stiamo cercando di costruire un gruppo di ragazzi giovani, abbiamo insomma il sogno di iniziare ad investire anche su un settore giovanile, perché crediamo che ripartire a Lanciano significhi proprio ricreare un settore giovanile che è venuto in parte a mancare, mancando la prima squadra della Virtus. E quindi a inizio stagione abbiamo scelto giocatori molto giovani, abbiamo inserito qualche elemento di esperienza. Abbiamo un tecnico giovane che fino a qualche anno fa ha calcato i campi anche di prima categoria, di promozione. Lo abbiamo scelto per questo, perché poteva darci una piccola mano in campo e come tecnico. E io faccio la stessa cosa insieme al mister Di Florio: quando c'è bisogno di dare una mano nei minuti finali, cerco di dare un contributo. Certo. Allora, prima di andare a vedere il secondo contributo, che per la regia è la numero uno, due battute sul girone A di prima categoria. Cerco, come detto, di parlare un po' di tutti i gironi, ma comprendeteci, non siamo onniscienti e quindi non sappiamo un po' come è andata nei gironi, soprattutto Aquilani e Teramani, dove molto raramente andiamo personalmente a seguire queste gare. Però guardando i risultati del girone A alla quinta di ritorno, nelle prime 7 posizioni l'unica che sorride effettivamente è il Pucetta, che adesso è secondo in classifica a un punto
dalla prima Real Carsoli, grazie anche alla vittoria nello scontro diretto di domenica proprio con il Real Carsoli, ha vinto il Fucetta 2-1. Per il resto Sportland Celano, torna in parte Newton Pizzoli, Pizzoli, Villa San Sebastiano, chi ha pareggiato e chi ha perso, quindi l'unica ad aver vinto nelle prime sette posizioni è il Pucetta, che fa un grossissimo passo in avanti. E adesso, mentre dalla nostra regia in due Nicola e Fabio ci mandano le immagini di Piazzano Tollese, qui è una sagra di gol, 8 reti al comunale di Montemarcone, ha vinto il Piazzano 7-1, la Tollese dopo il cambio di panchina con l'addio di mister Massimiliano Paolucci, c'è Antonello Crognale che i nostri amici di Lanciano conoscono perché è un loro compaesano, probabilmente giocando e facendo l'allenatore forse deve ancora un po' affinare i meccanismi, fatto sta che se non sbaglio in due partite in cui è alla guida tecnica il buon Antonello la squadra ha subito, se non erro, 10 gol, 3 nella prima gara e 7 domenica col Piazzano, anche se come vediamo dalle immagini il portiere a volte ha messo anche del suo, il pur bravo Sorrentino. Comunque qui è la seconda squadra in classifica il Piazzano, perché in testa c'è l'Ortona, un'altra squadra espressione di una città che ha vissuto un'epoca sicuramente più sfavillante fino a qualche anno fa, ricordiamo Serie D, molti anni di eccellenza e promozione. Quest'anno l'ex Real Caldari ha allestito una squadra sicuramente di gran lunga superiore alle altre e d'altronde 10 punti di distacco dal Piazzano ne sono la più eloquente dimostrazione. Qui stiamo continuando a vedere questa sagra di gol del Piazzano. Volevo chiedere ai nostri ospiti del Lanciano, ma anche a Peppe Soria, a lui di parlarci del Real Portapalazzo. È un compito ingrato, però te lo chiedo perché è una squadra di Vasto, degli amici Budano e Vino, ultimi in classifica, una promossa. La vedo un po' dura, però la vediamo un po' dura, ma sono tutti ragazzi che io ho visto che comunque hanno anche Torres, cioè hanno un gruppo di ragazzi che ha fatto categorie diverse, però forse o non si sono calati nella parte, perché veramente siamo due o tre giocatori che potrebbero tranquillamente, mi sembra che Torres è andato via, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che è andato a San Salvo, quindi ha ricambiato, vabbè, comunque all'inizio non erano male come squadra, quindi no. Poi guidata dal grande Michele Vino, che comunque ci gioca anche da quello che ho visto, quindi la squadra non era male, però non lo so, l'anno scorso sono riusciti a fare questa impresa, chiamiamolo così, quest'anno... C'è una domanda per te, dicono che durante le partite preferisci il lato con più fuori quote, la verità? Sono 20 anni che dicono la stessa cosa, poi quando ne riesco a saltare 4-5 mi giro e chiedo, ma sono tutti fuori quota? Eh sì, una battuta che me la fanno spesso, però penso che non sia quello il problema. Per me, per loro sì. Certo. Sì, così ormai. Io mi hanno allungato la carriera, forse, non lo so. Beato te. Allora, tra le squadre di questo girone, Paolo. Per quanto riguarda questo girone, io volevo approfittare per fare i complimenti a mister Carici, che è l'allenatore dell'Ortona. Perché è un amico, lo saluto, e ho avuto modo di vederlo nella partita a Lanciano contro la Marcianese. E mi ha impressionato perché la proposta di calcio che fanno è di categoria superiore, quindi si è presentata una squadra che ha fatto un'ottima partita, nonostante noi avessimo insomma una Marcianese che è un buon organico. Mi è piaciuta molto l'intelligenza della sua squadra e il calcio proposto in campo, quindi volevo fargli sinceramente i complimenti oltre che salutarlo. Per quanto riguarda la Tollese, quello che posso dire è che Antonello Crognale è un tecnico UEFA B, quindi molto preparato, ed è un ragazzo che in campo riesce a dare ancora molto, quindi auguro a lui di trovare subito delle soluzioni che possano aiutarlo a migliorare la situazione. A sua scusante va detto che c'erano molte assenze, parecchi dei migliori, soprattutto Chesale e qualche altro mancavano, quindi un po' di alibi ci sono, però 7 gol. Non conosco le motivazioni del cambio di panchina, il tecnico Massimiliano Paolucci era un ottimo tecnico, tra l'altro la Tollese aveva iniziato bene questo campionato, quindi deve essere successo qualcosa e che conosceranno sicuramente loro che stanno all'interno dello spogliatoio, però
Crognale può fare bene, noi essendo un lancianese gli auguriamo di risollevare le sorti della Tollese. La Morgia, non so se conosce un po' il Guastameroli, la squadra che sta no, a Pio Pasquini. No, non l'ho visto quest'anno il Guastameroli, però ti posso dire che a noi il Guastameroli ci ha girato un ragazzo, Matteo Colanero, che ci sta dando una grossa mano. So che stanno bene in classifica, che domenica, non sbaglio, hanno pareggiato 1-1 perché sì, adesso sono terzi. Sono terzi, quindi stanno facendo il loro campionato. Ti stavo dicendo, loro ci hanno girato questo hanno in prestito questo ragazzo adesso al mercato di gennaio, che è un buon esterno, ancora ha fatto un gol, sì. Ha fatto un gol, noi non vorremmo che ne facesse altri, però comunque il suo campionato il Guastameroli lo fa sempre. E tornando alla Marcianese Lanciano, è di qualche settimana fa l'addio a mister Bucci, praticamente con mister Bucci se ne va una buona fetta della storica Marcianese e si comincia un po' a voltare pagina, ad andare più sul Lanciano che Marcianese, perché diciamo, sì, c'era qualche dirigente della Marcianese, ma l'anima della Marcianese era proprio mister Bucci. E tra l'altro anche sui social questo cambio non è stato visto di buon occhio, perché era molto amato questo tecnico. Antonio è un tecnico amato perché da anni lavora a Lanciano, ha cresciuto tantissimi ragazzi, è stato perno del settore giovanile lancianese per tantissimi anni, ha costruito una favola insieme al gruppo di ragazzi che era la favola della Marcianese, una squadra che è partita in terza categoria. Io tra l'altro ho militato con loro proprio nel salto di categoria tra la terza e la seconda, quindi ho dei bellissimi ricordi di quella società. E quindi lui è molto stimato da tutti quanti, quindi ci è sembrato strano leggere che era stato esonerato, però noi, essendo una società di Lanciano, non ci siamo minimamente permessi di commentare o di fare pensieri strani, diciamo, su questo avvenimento, perché se Antonio è stato sollevato da questo incarico, deve essere successo qualcosa all'interno della società. Forse, come dici tu, c'è la voglia di dare un'impronta diversa, di dare diverso. Un segnale, non lo so. Noi speriamo che questo possa essere un fattore positivo, perché rinunciare a un tecnico dell'esperienza, del cuore e dell'onestà di Antonio Bucci è un grande azzardo, è stato un grande azzardo secondo me. C'è una domanda per la Morgia che dice, volevo chiedere al signor. La Morgia vorrei sul centrocampo del Lanciano, a mio parere di categoria superiore, centrocampista. Grazie, un saluto anche a due bomber, Soria e Paolucci. Ma noi a centrocampo abbiamo il buon Donatello Paone, che tu dovresti ricordare, sì, pure, che ha segnato anche le due gare che abbiamo ripreso, ha segnato sempre, sì, nella sconfitta di Montenegro Remo che nella vittoria. Il buon Donatello Paone che ha giocato anche in Serie D, in Eccellenza. Abbiamo Pompa, che un ragazzo che viene dal Guastameroli, si è sempre comportato bene, che ci ha bisogno di gioco. E abbiamo un giovane che viene dalla SPAL, di Nunzio Andrea, e che forse è l'anima del centrocampo, quello che ha più visuale di gioco. Centrocampo abbastanza forte, ben assortita tra combattenti e chi ha visuale di gioco. Ma come ti ho detto prima, Antonio, la squadra è stata formata con i tasselli giusti. Io vorrei nominare Luca Rapino, perché Luca ha sempre fatto il centrale di difesa. Quest'anno si è proposto dicendo, no, io voglio provare a giocare in attacco, e devo esserti sincero, ha fatto già 6 gol e non ha giocato tutte le partite perché è stato anche infortunato, quindi è stato più di un mese e mezzo fermo. Onestamente si vede che è un giocatore, un ragazzo di categoria superiore che sa tenere sulla squadra, cioè si vede quando il ragazzo scende in campo con la voglia di dimostrare quello che sa fare. E questo è il bello, in queste categorie molte volte anche questo è il bello, cioè far partecipi della squadra tutti, sia da quello che non ha le qualità tecniche a quello che riesce a forzare e a dare qualcosa in più.
Allora, prima di... penso avrai qualcos'altro. No, c'è soltanto un saluto, che in questo caso, essendo di Atessa, so chi l'ha scritto, grande storia di Atessa, non ti dimentica, io sono di Atessa, quindi... dicevo, adesso parliamo anche di brevemente degli altri gironi. Nel girone C di prima categoria, così come è successo nel girone A, era in programma in questa giornata lo scontro tra le prime in classifica, la prima contro la seconda, e in questo caso era la seconda che ospitava la prima, il Sant'Anna, che è una squadra, una sorta di corazzata, che ospitava la capolista Virtus Prato. Ebbene, ha vinto la Virtus Prato, che adesso ha allungato, si è portata a più 6, ma non dal Sant'Anna, bensì dallo Scafa. Lo Scafa che ha approfittato della sconfitta del Sant'Anna per sorpassarla, grazie anche alla sua gara vittoriosa con il San Martino. Purtroppo il San Martino del nostro amico Moreno Pompilio rimane mestamente in ultima posizione e adesso deve sperare quantomeno di agganciare la penultima, che in questo caso è il Popoli, che ha 14 punti, il San Martino ne ha 11. Tra le chietine sta andando molto bene la squadra della presidentessa Angela Di Benedetto, l'Orsogna, che nella gara di domenica, disputata, se non vado errato, anzi ne sono sicuro, all'antistadio di Francavilla, vista l'indisponibilità per frana purtroppo del loro campo, non si sa quando tornerà ad essere agibile il campo di Orsogna. Dicevo, l'Orsogna ha vinto proprio con il Popoli ed è in piena zona playoff. Attualmente in zona playoff ci sono nell'ordine con la Virtus Prato la prima, poi Scafa, Sant'Anna, Valle Aternofossa e Orsogna. L'Orsogna che ogni anno ultimamente sta abituando i suoi tifosi ai playoff, speriamo che quest'anno possa essere la volta buona, perché nelle ultime due edizioni poi è uscita fuori al primo turno dei playoff. E poi parleremo anche, ma più brevemente, di questo del girone D, perché quello teramano che conosciamo veramente pochissimo. Qui c'è il Piano della Lente al comando con 42 punti, seguito dalla Rosetana. La Rosetana che è stata sconfitta domenica dal New Club Villa Mattoni, una squadra quest'ultima che punta ai playoff, mentre il Piano della Lente ha pareggiato, quindi non è che abbia approfittato più di tanto. Il vantaggio da un punto è diventato di due punti rispetto ai rivali. E poi abbiamo il girone E di prima categoria, anche qui brevemente. Al comando c'è il Real Trecci Miniere, formazione di Atri, con 43 punti, però alle spalle c'è l'Elicese, un'altra squadra che ultimamente ci ha abituato a lottare per i playoff, a meno 3 punti. Poi la squadra di Pescara del presidente Mancinelli, il San Donato, con 35, e poi a seguire tutte le altre. In coda comincia a muovere qualcosina, anzi cominciava, perché in realtà poi domenica è stato sconfitto il Torrevecchia, alle sue spalle c'è il San Marco con 11 punti. E questo per quanto riguarda la prima categoria. Adesso, se possibile, mandiamo anche un contributo, il terzo, il numero 3, e qui un campo che il nostro buon Peppe Solia conosce bene, anche se quando ci giocava lui forse il manto erboso si vedeva un po' di più, adesso sembra più che altro un campo in erba. Non so se Ada lo conosce, ma è il campo del suo paese, il campo di il Fonte Cicero di Atessa. E qui è proprio l'Atessa Mariotano che ha vinto il derby con il Tornareccio. Quando giocavi tu, Peppe, le categorie erano sicuramente diverse, il pubblico però è numeroso anche adesso. No, adesso è stata una bella piazza, io mi sono trovato bene, perché comunque la gente... abbiamo fatto due ottimi campionati, quindi comunque abbiamo ricreato un bel clima in quel periodo che so che era poco che non c'era, quindi mi auguro comunque che la gente vada e la Mariotano vinca per risalire, almeno due campi da sfruttare quella di solo. Domenica e sabato, questa è la gara di sabato in realtà, sui campi di Atessa si è segnato un po' a valanga, 8 reti domenica tra Piazzale e Tollese, e ben 10 qui sabato tra Atessa Mariotano e Tornareccio, con la Atessa Mariotano che era arrivata sul 5-1, sembrava una passeggiata di salute, poi nell'arco di, mi sembra, 6 minuti il Tornareccio ha colpito 3 volte e Atessa ha cominciato a prendersi un po' di paura. Alla fine però c'è stato il terzo gol di Ermanno Russi, il sesto finale, che ha poi permesso alla Atessa di chiudere
con la vittoria, ma è stata veramente difficile questa vittoria che sembrava scontata al primo tempo, c'è stato un blackout, la testa comunque che deve duettare e duellare anzi con l'Atletico Cupello del mister Carbonelli che abbiamo avuto ospite nella prima puntata di Egol, anche se l'Atletico Cupello che era stato sconfitto mercoledì a sorpresa nel turno infrasettimanale dal Bomba poi è tornato a fare quello che ha sempre fatto in passato, a vincere, quindi ha ristabilito un po' il divario. Qui ci sono alcune squadre, c'è lo Sporting Vasto, ma non so se Peppe conosce quest'altra realtà. Sì, il mister Rapino. Sì, Giancarlo Rapino. Conosco anche quella realtà, so che ha preso dei giocatori che forse se li prendeva prima in classifica forse va meglio, come Giuliano e qualcun altro, però so che l'anno prossimo vogliono fare qualcosa di interessante. Beh, comunque la formazione del presidente Castelluccio in questo momento è in zona playoff, ha arpionato la quinta piazza, quella utile per poter disputare sì, playoff, sì. Anche se poi bisogna ancora vedere la regola di la distanza dei punti, la distanza dei punti, sì. Perché in questo momento lo Sporting Vasto ad esempio ha 26 punti, l'Odorisiana che è seconda ne ha 36, però se supera i 10 punti, non vorrei sbagliarmi, ma se è uguale al regolamento dell'anno scorso poi sì, dovrebbe essere uguale. In questo momento li fa perché 10 punti, però se andiamo a 11 quindi deve rimanere in questo range di distacco. Non so, il regolamento dei playoff della terza è un po' diverso da quello della seconda? Sì, su questo aspetto penso che Massimo... Ma leggevo qualche giorno fa sul comunicato che ci è arrivato proprio dalla Lega che quest'anno ci dovrebbero delle piccole novità, aspettiamo che escano queste novità, vediamo un attimo. Comunque noi ci siamo, speriamo di rimanerci fino alla fine. E per quanto riguarda le novità, ne vogliamo svelare qualcuna, qualche chicca per il futuro per i tifosi di Lanciano che adesso sono un po' affamati di calcio a certi livelli, però bisogna avere pazienza, adesso siete tutti nei dilettanti. Sì. Noi stiamo lavorando per piccoli passi e stiamo cercando di fare quello che secondo noi altri stanno tralasciando, perché chiaramente c'è stato il buco della categoria, quindi c'è qualcuno che si sta occupando della categoria, noi stiamo cercando invece di costruire una rete. La nostra è una polisportiva, quindi ha delle idee molto ambiziose e larghe. Però per noi è il primo anno, quindi noi stiamo imparando, tante cose le dobbiamo imparare, tante persone le dobbiamo conoscere e stiamo ripartendo da tutto quello che c'è a Lanciano. Ci sono quattro società dilettantistiche di calcio, ci sono delle società che fanno basket, società che fanno pallavolo. Stiamo prendendo contatti con tutte le società che incontriamo nel nostro girone di terza categoria e stiamo cercando di costruire dei rapporti. Questo per creare delle basi solide per poi poter crescere e iniziare a costruire dei giovani diciamo sportivi della città e dei dintorni. E mi sono ricordato in zona Cesarini, ma lo volevo fare, sono partito col girone F, ma nel girone C c'è un'altra squadra di Lanciano, la SPAL. Sì. Noi spesso condividiamo il campo con la SPAL durante la settimana. Io vi posso dire che ho assistito domenica scorsa alla partita SPAL Pretoro, e tra l'altro il Pretoro è una squadra che sta a seconda in classifica, secondo, sì. Quindi un'ottima formazione, e i ragazzi di Mister Baldini hanno tenuto per 70 minuti benissimo il campo, esprimendo anche un buon gioco. Vista la categoria, quindi la classifica rispetto alla SPAL secondo me è molto bugiarda. Poi noi ci teniamo particolarmente perché è una società che a Lanciano ha sempre dato settore giovanile e ha sempre dato la possibilità a ragazzi della zona di poter militare in campionati come promozione, eccellenza, prima categoria, quindi noi ci auguriamo che innanzitutto ci sia la salvezza, poi Mister Baldini è un ottimo tecnico, e anche perché stiamo costruendo un ottimo rapporto di collaborazione con loro. Ada? No, ai saluti, ai capitani, bomber, tutti. Hai fatto un riassunto. Bomber Soriano numero uno, e quindi un saluto al capitano di Andrea.
da lui, quindi dimostra che siete tutti ben voluti, insomma. Sì, noi ogni settimana ci accorgiamo che ci sono molte persone in più che ci seguono e che ci chiedono soprattutto. Abbiamo deciso di non fare troppi proclami, infatti questa sera siamo molto felici di essere qua e ringraziamo voi, perché forse questo era il momento per iniziare a mostrare qualcosa di più di questo progetto, però avevamo bisogno di tempo per mettere i piedi e per imparare, perché noi dobbiamo imparare. So che, come dicevi, la gente si sta cominciando ad avvicinare, anche imprenditori vi stanno dando una mano, anche quelli che forse davano un appoggio alle vecchie squadre di Lanciano si sono riavvicinati a voi. Qualcuno ci sta dando una mano, tante persone stanno aiutando le altre società che stanno lavorando bene su questo aspetto. Noi abbiamo una piccola rete di, diciamo, attività, soprattutto locali, che ci stanno sostenendo e stiamo cercando di far crescere soprattutto l'organigramma della società, quindi ci sono dei professionisti che si stanno avvicinando a noi e a noi questo ci fa piacere, perché vogliamo crescere soprattutto dal punto di vista societario. Bene, adesso Ada, dimmi. Un'ultima domanda, un tifoso del Lanciano che dice sempre che il punto di forza è la coppia centrale Tucci-Turdò di categoria superiore che sopperisce alle carenze del centrocampo. Ma l'altro messaggio non volevo dire. Questo sarà qualche ragazzo, qualche giocatore, qualcuno dei nostri che ci sta mettendo in difficoltà. E quindi croce delizia. Però sulla coppia centrale posso dire che Ducci è un ragazzo ancora giovane, molto in gamba. E Turdò è un ragazzo che ha fatto campionati anche con la Spalla in eccellenza, quindi è un ragazzo che si è messo a disposizione. Nonostante insomma non sia più freschissimo, per darci una mano e per garantire un po' di esperienza in mezzo al campo, e la domenica questo si vede. Bene, prima di parlare del vostro girone parliamo anche degli altri gironi di terza e nel girone Vastese l'altra settimana avevamo seguito lo scontro al vertice tra San Salvese e Lentella, vinto in trasferta dal Lentella che ha battuto domenica anche il Torre Bruna, quindi c'è stato il sorpasso in classifica. La San Salvese non sta vivendo un buon momento, in due partite ha conquistato solo un punto, domenica ha pareggiato sul terreno della Dinamo Rocca Spinalveti ed è stata sorpassata dalla Virtus Tufillo che ha battuto in casa la New Robur di Castiglione. Invece, prima di andare con il loro girone, che è il girone B, chietino di terza, andiamo a vedere l'ultimo contributo, numero 4, della gara Fara Figliorum Petri Rapino, una gara molto sentita sotto la maiella, pubblico delle grandissime occasioni, vedete assiepata anche la parte opposta alla tribuna con i tifosi del Fara Figliorum Petri dall'altra parte e quelli del Rapino nella tribuna dalla nostra parte dove eravamo a riprendere la gara. La partita si è risolta nei minuti finali 1-1, qui ci sono state delle polemiche perché il Rapino chiedeva sia l'espulsione che il calcio di rigore, il direttore di gara non ha fischiato nell'uno e nell'altro, però forse il fallo, non so, ecco, chiedo ai nostri ospiti, è fuori area se c'è fallo, però è abbastanza dubbio anche rivedendo queste immagini. Dicevo, due gol, uno al 40esimo dovrebbe essere proprio questo, di Bucciarelli, di Matteo Bucciarelli al 40esimo e poi di Donato D'Amore per il Rapino in pieno recupero, se non ricordo male, 47esimo o 48esimo, questo è il vantaggio del Fara Figliorum Petri. E in questo girone una nostra truppa era andata anche a seguire l'altro derby, quello di Guardia Grele, tra il Villa San Vincenzo e il Guardia Grele. E purtroppo, probabilmente saprete la disgrazia che è accaduta, il papà di Fresco, adesso il nome non lo ricordo, con 49 anni, si è sentito male in tribuna e purtroppo è morto, a nulla sono valsi i soccorsi. Noi avevamo le immagini di questa gara che è stata sospesa, mi sembra, al 25esimo del secondo tempo, sullo 0-0, ma di comune accordo sia con le società che anche tra di noi abbiamo deciso di non mandare in onda queste immagini perché evocherebbero un po' brutti ricordi anche alla famiglia. E comunque ci siamo ripromessi di andare a seguire il derby
quando verrà recuperato. E, Ada, non so se c'hai messaggi, se no passiamo. Vabbè, non ha un messaggio che non. No, tu leggi? Non vabbè, io leggo. Che a sì. Soria dai un voto alle prestazioni, però non si danno le prestazioni del bomber Giuseppe Mucci. Perché non si danno i voti? Sì, sì, si danno. Si danno i voti. Si danno. Anzi, la cosa più sfiziosa delle pagine. I voti a Mucci, un ragazzo che fa le notti alla Fiat e viene a giocare la domenica, 10. 10. Per l'impegno. Assolutamente, stiamo scherzando. Il lavoro e il calcio, se riescono a essere uniti, è una bella cosa, però fare le notti alla Fiat e venire a giocare è veramente... Perché gioca per passione, ecco, per amore, questo, assolutamente. Quindi io penso un 10. Poi per il fatto che sbaglia qualche gol, ne parliamo domani a casa. chiedo ai nostri ragazzi di Streamcart, quanto abbiamo fatto? Non ho visto l'orario di partenza, ma forse un'oretta? Un'ora precisa? Beh, dai, altri 5, massimo 10 minuti, ce la facciamo. Certo, stasera avevamo anche... Giancola, sarebbero arrivati molti messaggi al capo degli arbitri. Devo vedere quali, però. Dovevo fare una cernita, mi sa. No, stavamo a fare una trasmissione a parte. Stavate con lui. No, Angelo è un tipo schietto che non si tira indietro, avrebbe risposto sicuramente. Comunque ci ha promesso, lui ha detto che è cresciuto con il gol, quindi appena l'avevo invitato si è reso subito grande, disponibile, però purtroppo ha avuto un impegno, anche con il suo ruolo istituzionale, gli impegni lavorativi vanno prima di tutto, però martedì ci ha promesso di essere qui in studio. Allora, commentiamo un po' il vostro girone, la Morgia. Sì. Che cosa è successo in questa terza di ritorno, detto del vostro successo con il Perano? Per il resto... Ma la Civitellese che non molla, continua a vincere e mi sembra una delle migliori squadre del girone. Poi ci sono quelle 4-5 squadre dietro, forse anche 6 con il Trento che si è rimessa in piena lotta playoff, compreso noi, che si giocano questi posti per entrare nei playoff. Per il resto, non lo so, molte volte i campionati si vincono, si entrano nei playoff le ultime giornate. E bisogna vedere, adesso ci sono i recuperi, noi domani abbiamo uno scontro diretto, domani sera giochiamo a Fara con l'IMM, alle 19 abbiamo un trittico di partite ancora più dure perché poi giochiamo con il Rocca Scalegna, e abbiamo la capolista Civitellese, no, andiamo a Civitella domenica 19, poi giochiamo il 26 un altro recupero con i Draghi San Luca, quindi giochiamo con le prime tre della classifica. Vediamo le nostre potenzialità, vediamo se possiamo dare, noi diciamo, la svolta, ma noi la svolta già l'abbiamo data stando lì, quindi già è stata una svolta. Campionato molto equilibrato, ci sono delle belle squadre, delle belle realtà, c'è lo Sporting, altra squadra di Lanciano che si sta comportando egregiamente, anche se viene da un torneo amatoriale, c'è il Torricella che noi abbiamo visto a Lanciano il girone di andata che gioca un buon calcio, diciamo che c'è da divertirsi. E più che sul campionato, Paolucci, volevo parlare con te del futuro, perché voi avete in mente di approfondire il discorso sul settore giovanile, che è di vitale e fondamentale importanza per garantirvi un futuro. Sì, noi adesso stiamo iniziando, come ti dicevo, a fare delle valutazioni rispetto alla possibilità di iniziare attività di base. E ci stiamo guardando attorno e, come anticipavo prima, stiamo parlando con chi questo lo fa già da tempo, stiamo cercando delle eccellenze e ci stiamo confrontando. Lanciano ha bisogno di un percorso di settore giovanile che abbia anche una prima squadra. E il nostro desiderio è quello di ridare al comprensorio, visto che le strutture le abbiamo, la storia l'abbiamo, il blasone l'abbiamo, un progetto sportivo che possa garantire un aspetto sociale, un aspetto sportivo di qualità e anche una capacità imprenditoriale che ci permetta di non essere legati al sistema, noi lo chiamiamo padronale, che abbiamo avuto negli ultimi 25 anni di calcio a Lanciano. Siamo stati sempre, diciamo, coccolati da un patron, però questo sistema non ha funzionato. Oggi il calcio è cambiato molto,
è molto più aziendale e quindi bisogna crescere come città e come comprensorio, bisogna fare rete. Quindi stiamo lavorando su questo aspetto. E state lavorando bene perché vedo che arrivano molti messaggi di incoraggiamento. Per cui ad esempio da buon lancianese apprezzo l'impegno di questa società e spero che ci possa riportare a livelli più alti, essendo uno storico tifoso. Comunque forza Lanciano, vi seguo e andate avanti così, e questo penso che sia insomma dimostrazione che state facendo un buon lavoro. Certo, per noi il risultato migliore in questo momento lo chiamiamo sostenibilità, quindi riuscire a coniugare una categoria che ci permetta di avere il calcio che meritiamo a Lanciano, ma con la garanzia di sostenibilità. Certo. Questo è fondamentale. Bene, allora penso che ci possiamo quasi avviare alle conclusioni. Prima però, siccome non l'abbiamo detto dall'inizio, questa è la terza puntata della nostra trasmissione, ovviamente l'ho detto nelle precedenti puntate, ma come si dice, ripetita Juan, noi abbiamo bisogno di sostenere la nostra trasmissione, perché così come il settore giovanile può garantire il futuro delle squadre di calcio, gli sponsor possono garantire il futuro di questa trasmissione, altrimenti noi siamo poi... La passione è vero, è tanta. Possiamo ancora andare avanti per qualche puntata, però poi se non ci sono almeno se non c'è la copertura delle spese, la trasmissione non è che può durare a lungo. Quindi se ci sono delle aziende interessate, contattateci anche al numero che è apparso spesso in sovrimpressione, oppure tramite i nostri profili Facebook, qualche messaggio, noi ci metteremo in contatto con voi, perché poi ci sono i numeri che parlano, le visualizzazioni. Sarebbe un buon investimento sponsorizzare la nostra trasmissione, sicuramente. Diciamo, come detto, ci sono i numeri, non è che ci dobbiamo inventare nulla, vero Ada? Assolutamente, infatti c'è da diciamo Giuseppe Di Santo che ti dice buonasera direttore alle sue ospiti, complimenti per la sua nuova avventura. È il direttore sportivo dell'Ortona che inviteremo sicuramente in una delle prossime puntate. Allora Ada, io ti affido il compito come abbiamo fatto l'altra volta. Sì. Salutiamo gli ospiti, però ci fermiamo perché diamo la possibilità dei saluti finali. Il tema a piacere, ecco, questa è una cosa. Il tema a piacere, innanzitutto io saluto nuovamente te e invito, me lo metto proprio qui, bravo, a cliccare, perché anche con questo diciamo la trasmissione va avanti, vedete? Io non ci sarò la prossima settimana, ma sarò fuori Abruzzo, ma metterò il mio like e seguirò la trasmissione, fatelo tutti. Anche sì, perché Fabio, se uno mette like poi avrà tutte le notifiche. Assolutamente. Tutti gli avvenimenti che ci ma sono. Ma anche domani, insomma, su Abruzzo Web TV potete rivedere con tranquillità, anche perché è San Valentino, quindi va a finire che molti stanno festeggiando, quindi domani... esatto, oggi c'era pure la Champions. però mi sembra che abbiamo avuto, credo, rispetto a martedì scorso, in cui purtroppo c'erano stati anche dei problemi tecnici, ce ne scusiamo, però... Umani. Io vedo umani. Spesso che anche nelle TV nazionali, che dovrebbero essere esperti, ci sono delle ciofeche. Ecco, proprio diciamo possiamo permetterci una ciofeche, fantastico. Ok, allora salutiamo i nostri ospiti facendovi appunto stendere qualche parola. Ringraziamo di nuovo Giuseppe Soria, attaccante della Val di Sangro. Sì, diamo la parola quello che vuoi. Quello che vuoi. Tema libero. Sono soddisfatto di aver passato il primo San Valentino con voi. Mi auguro anche l'anno prossimo. Non farci sentire in colpo, però. Assolutamente. Chiediamo scusa alla signora Soria, recupera. La signora sta con i bambini, sta benissimo al cinema. No, a parte scherzi, vi ringrazio, è stato un piacere stare con voi, anche con te Antonio, che comunque ci conosciamo tanti anni. Certo. Iniziare questa avventura fra i primi veramente mi ha fatto piacere, vi do veramente un grande bocca al lupo. Grazie. Salvaguardiamo anche i lupi, però non potrei dire che grazie. Vai. Team manager del Lanciano, Massimo Lamorgia. Sì, grazie. Niente, io idem Soria, vi ringrazio, ci avete dato un'ottima opportunità. Grazie. Vi faremo della pubblicità. Bravo. Ci avete trattato in maniera perfetta. E nient'altro, buon proseguimento a voi la vostra trasmissione, sperando di vederci al più presto. Al più presto, anche sui campi. Sicuramente. Paolo Paolucci, direttore sportivo del Lanciano, e anche suoni la chitarra. Beh, sì. Beh, perché qui passione. Mi hanno detto anche bravissimo rocchettaro. Sì, è una passione. Com'è? Rocchettaro che genere di rock? Chitarra. No, qualsiasi tipo di rock. Mi piace la musica tutta,
Ecco, io sono cresciuto con la musica, è una parte importante della mia formazione. No, io sono felicissimo di aver condiviso, diciamo, questo esordio con Massimo e con un giocatore, insomma, del livello e della caratura di Soria. Non ha bisogno di presentazioni, e, anzi, lo invito a venire quando può a trovarci al campo, perché molto sarebbe volentieri. Un onore. Molto e auguro a questa trasmissione di continuare il più a lungo possibile, perché penso che questo sia uno spazio fondamentale per il calcio dilettantistico, che è il calcio fatto soprattutto di passione, calcio e verace. Quindi io mi auguro, insomma, che questa sera anche da Lanciano ci siano persone che poi possano in qualche modo contribuire alla realizzazione di numerose puntate di questa trasmissione. Grazie, grazie, speriamo che sia il buon auspicio. Sì, mi vengo a trovare, perché se tu suoni la chitarra io canto. Perfetto. E quindi dal mio punto di vista possiamo unire già le... Allora Anna presenta. Perfetto, abbiamo fatto già... Sì, sì, la mia passione è il canto, quindi... Con detto la questo... promessa che mi porti Bomber Carosella e lo mettiamo al basso. Ma assolutamente, Gigi, devi venire con noi. No, no, veramente. Gigi di qua. Sì, sì, molto volentieri. Ci siamo già organizzati per altro. Va bene, va bene. Allora, noi... Con te ci vediamo fra... Non martedì, martedì l'altro. Fra due martedì. E noi invece con i nostri Nicola 1, Nicola 2 sì. E Fabio ci vediamo martedì insieme a voi. Mi raccomando, sempre più numerosi, mettete i vostri like, come si dice adesso, sulla pagina di Abruzzo Web TV. E nelle prime due puntate non abbiamo riproposto questa puntata sul sito, su www.abruzzowebtv.it, però Nicola San Martino mi ha promesso che provvederà a caricare anche su YouTube la puntata, in ogni caso rimane nell'archivio di Facebook, però per essere sicuri e trovarlo anche sul sito, da questa puntata ci sarà. Quindi grazie a tutti, a martedì con il gol.